circuito di Yas Marina di Abu Dhabi è bellissimo, soprattutto di notte, quando si illumina il meraviglioso Hotel Yas. Oltre a una sezione tecnica che richiede un ottimo controllo delle zone di trazione, i due lunghi rettilinei offrono ottime possibilità di sorpasso. È sabato mattina, siamo a Yas Marina e i piloti stanno per lanciarsi nelle qualifiche in vista del Gran Premio di Abu Dhabi di domani. Le qualifiche dovrebbero offrire molte emozioni ai fan, qui e a casa. Il titolo è ancora in ballo e tutto potrebbe dipendere da chi riuscirà a portarsi in vantaggio nei prossimi minuti. Quest'anno ci sono di nuovo 25 punti in palio per la vittoria e non vedo l'ora di scoprire chi riuscirà a portarsi in vantaggio conquistando l'agognata pole position. Amici di F1 Italian Team, benvenuti nell'ultimo appuntamento del giro interpretazione per la stagione 2015. Siamo nel circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Primo settore, possiamo sfruttare solo i cordoli in tutte le curve. Non esageriamo perché il gioco è veramente molto severo. Curva 3, curva 4, velocissima. Attenzione alla curva 4 perché in uscita non ci si può allargare perché con i cordoli alti la macchina tenderà a saltare. Chicane, curve 5 e 6, stesso discorso. Massimo i cordoli. Tornantino, lentissimo, attenzione alla trazione che ci porterà nel rettilineo della prima zona DRS. Rettilineo lunghissimo, uno dei più lunghi di tutto il campionato, potremo raggiungere velocità pazzesche e anche effettuare tantissimi sorpassi. Staccata fondamentale che ci immette nella chicane delle curve 8 e 9, solito discorso, massimo i cordoli. Curva 10, ininfluente, apriamo il nostro DRS, ci apprestiamo a staccare fortissimo per iniziare il terzo settore. Tratto molto a fiato, curve 11, 12 e 13, attenzione, gioco severissimo, questo è il massimo consentito. Infine affrontiamo la curva 14 che ci mette in questo tratto veloce, curve 15 e 16, curve ininfluenti, ma attenzione alla staccata della 17, stiamo nei limiti del cordolo, stesso discorso per la 18 e 19, attenzione al muretto, è molto molto vicino. Ultime due curve di questo bellissimo tracciato di Abu Dhabi, come al solito stiamo nei limiti della pista dentro il cordolo. Amici di F1 Italian Team, a nome di tutti i piloti, di tutto lo staff, di tutte le persone che lavorano per questo bellissimo sito, vi ringraziamo per quest'anno fantastico che ci ha portato a raggiungere risultati veramente incredibili. Campionati ormai già assegnati, quindi non ci resta che goderci quest'ultima gara con la Sport, la Pro e Master League nell'ultimo appuntamento. Quindi per quest'anno è veramente tutto. Ricordatevi di rimanere sintonizzati nel nostro canale YouTube e nel nostro sito f1italianteam.com. Ciao ciao!